Primitivo! Salve a tutti, come molti di voi ricorderanno, nel mio ultimo cammino di Santiago vi ho salutato con l'ingresso in Plaza del Obradoiro. In realtà, in attesa del volo di ritorno, rimasi a Santiago altri due giorni. E ora si va al seminario meno. In questo video voglio mostrarvi delle immagini inedite, in particolare della struttura dove nel frattempo avevo alloggiato. Davvero molto particolare. Si tratta dell'albergue Seminario Menor, un edificio storico enorme, leggermente fuori dal centro, semplice, essenziale, un po' malinconico, anche un po' tetro. Capacità ufficiale 254 posti. Si dorme in camerata, ma con qualche euro in più si può prendere una camera singola. Albergue è un po' più caro della media, almeno di quello municipale che con gli stessi servizi costa sulle 8 euro. La camera singola del seminario Menor, nel periodo che l'ho presa io, mi è costata 22 euro. Ma volete mettere la possibilità di dormire in un vero seminario? Ed eccoci qua, questa è la mia camera. Sono nell'albergue Seminario Menor. Andiamo a vedere un po' più o meno com'è fatto. Comunque ragazzi, qui è un vero e proprio labirinto, corridoi che non finiscono mai, guardate. Un po' di verdurina frullata, questa sera ci sta.
pollo al curry. Buon appetito, ragazzi. Mi passa un po' di pane, Luca. Ed ecco che a fine cena siamo qui nuovamente davanti l'ombra del Pellegrino. Guardate che fila per entrare. È ora di tornare a casa. Ho ancora un po' di tempo per fermarmi in questa mitica piazza e osservare l'arrivo dei nuovi pellegrini. Un brivido mi corre lungo tutta la schiena. È un'emozione pazzesca essere ancora una volta qui, testimone di questo infinito via vai fatto di persone che chissà quante storie potrebbero raccontare. In occasione dei 3.000 iscritti colgo l'occasione per ringraziare tutti uno ad uno. Sono tanti, pochi? Non lo so. Mi viene da dire soltanto grazie di vero cuore a tutti quelli che continuano a credere in me e a quello che faccio. Siete fantastici.